E polemica dopo le primarie di domenica scorsa tra i vendoliani. Il consigliere regionale della Puglia per Vendola, Giovanni Briganti, ha espresso forti perplessità circa il numero di voti ottenuti dal candidato di SEL, Tony Matarrelli, nei seggi di Tuturano e sollecita un controllo delle firme. Franco Colizzi, di SEL, ha già presentato ricorso chiedendo l'annullamento del voto. Matarrelli sarà candidato alla Camera. Il suo nome comparirà in quarta posizione del listino di SEL, che avrà Vendola capolista, poi Frantoianni e la Pannarale. Il quarto posto dovrebbe consentire al Mesagnese, in caso di vittoria del centrosinistra, di entrare in Parlamento. Dopo l'IMU arriva la TARES, la nuova tassa rifiuti e servizi, entrata in vigore dal 1 gennaio e da pagare ad aprile prossimo, che sostituisce la TARSU. Nel decreto Salva Italia, nel del dicembre 2011, infatti, all'articolo che fa entrare in vigore l'imposta municipale segue quello con il quale è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che dal prossimo anno dovrà sostituire le attuali tariffe sui rifiuti. Dal punto di vista dei cittadini ci sarà certamente un aggravio. Tutto nasce dal principio che i costi per la raccolta e o lo smaltimento dei rifiuti dovranno pesare solo sulle tasche dei contribuenti. Infatti, in base a quanto un comune spende per questi capitoli, dovrà trovare una copertura totale dall'incasso da parte dei cittadini e delle imprese presenti sul suo territorio. La nuova TARES colpirà tutti i soggetti che a qualsiasi titolo utilizzeranno un bene immobile e comporterà un aumento che potrà oscillare tra il 30 fino all'80%. Insomma, l'ennesimo salasso per i cittadini in un momento già di grande difficoltà economica. 116.000 euro di multa e 6 milioni di euro investiti per interventi di ambientalizzazione e valutazione dei livelli di emissione. Si è chiusa così l'inchiesta sulle fiammate delle torce del petrolchimico di Brindisi, partita nel 2008 dopo le ripetute interruzioni di energia elettrica con conseguenti accensioni delle 7 torce. La svolta delle indagini si ebbe poi nell'ottobre 2010, quando la procura di Brindisi pose sotto sequestro le 7 torri. Secondo gli investigatori, infatti, le accensioni erano così persistenti, continue e ripetute da ritenersi non più rientranti nel protocollo di emergenza, ma piuttosto come un vero e proprio sistema di combustione, con conseguente emissione costante di gas non controllati in atmosfera. Purtroppo queste interruzioni di corrente si stanno verificando ancora oggi, con la conseguenza che l'impianto viene messo automaticamente in sicurezza, procedendo a bruciare tutte le emissioni. Questo determina le famose fiammate, per le quali si sta interessando l'amministrazione comunale con il suo assessore al ramo Antonio Nacci. È stata convocata su richiesta della funzione pubblica della CISL una riunione monotematica presso la ASL per discutere della proroga dei contratti a tempo determinato della pubblica amministrazione. Secondo la legge di stabilità del 2013, infatti, tutti i contratti in essere al 30 novembre 2012 potranno essere prorogati fino al 31 luglio 2013. Ancora Palasport in primo piano, le notizie che circolano a Palazzo di Città sono ancora piuttosto confuse. L'ultima in ordine di tempo riguarda l'esistenza di una nota dell'ufficio legale del comune che chiarirebbe quanto in realtà occorre pagare il suolo su cui dovrebbe sorgere il nuovo impianto in località Masseriola. I tecnici parlavano di 200.000 euro, mentre i legali hanno precisato che da conteggi effettuati in merito alle tabelle previste per legge, i terreni in questione non verrebbero a costare meno di 900.000 euro. Ma anche nell'ipotesi Sant'Elia, però, i problemi non mancano. Infatti bisogna inserire l'intero suolo come zona per impiantistica sportiva, con diversi passaggi burocratici dai tempi medio-lunghi. Quindi riaffiora l'ipotesi di un allargamento del palaelio, secondo un progetto a suo tempo presentato dallo staff di Ferrarese quando era sindaco Mennitti e che prevedeva una struttura in acciaio con 5.000 posti a sedere e che avrebbe utilizzato la stessa copertura attuale. L'importo di spesa era valutato tra i 5 e i 6 milioni di euro, ma avrebbe il vantaggio di essere eseguito in massimo 6-8 mesi. L'integrazione dei parcheggi sarebbe poi fatto abbastanza semplice, potendo contare già su parcheggi per 3.500 persone.